Salve a tutti dal De Bandito 1980. Siamo arrivati alla 57esima puntata e oggi siamo soli soletti perché il mio compare King è ammalato, quindi facciamo una puntata da soli. E la prossima volta che si riprende il nostro compare andremo avanti in queste ultime puntate. Allora, siamo soli soletti, però abbiamo sempre qualcosa da fare. Allora direi che oggi facciamo un'altra puntata dedicata alle bancarelle del mercato che ci sono su vicino alla stazione dei treni. Abbiamo cominciato tempo fa a fare le bancarelle dei cetrioli e pomodori e oggi faremo una bancarella, penso che basti una. Riguardante i prodotti tipici del latte, burro e i latticini, insomma. Allora, per fare i latticini serve la fabbrica del latte. Allora, ovviamente per andare alla fabbrica del latte serve appunto il latte. Allora, noi adesso ci prendiamo il nostro camion qua, il nostro bus Iveco. Stralis, quello dove potete mettere su i rimorchi scarrabili e andiamo su alla fabbrica del latte. Vi faccio vedere la fabbrica del latte. Allora, vedete lì è il suo rimorchio dell'acqua, però c'è questo qui, quello del latte. Allora, facciamo un pezzettino di strada assieme a voi. Lì ho preparato anche il carrello, quello che può contenere anche i pomodori cetrioli, che se magari le bancarelle da su sono vuote andiamo via al magazzino, facciamo il rifornimento. Allora, facciamo un po' di vista dall'interno, ecco qua, un po' meno rumoroso. Ecco, vedete, sono già le macchine, quindi sono già arrivate qualche clientela che viene a visitare il mercato. È un po' scarno all'interno, di la verità, mi sembra un po', non so, mi sembra un po' troppo sul nero. Ma in realtà sono così e non lo so. Allora, la fabbrica del latte deve essere qua dritta, quindi cerchiamo di non far danni. Ok. Bene, allora, eccoci qua, scusate l'interruzione, ma mi stavo impegnando con i cavi delle cuffie, ho dovuto fermare un attimo la registrazione. Allora, siamo arrivati alla fabbrica, eccola qua. Allora, il latte lo dobbiamo lasciare. Allora, qua dove verrà il latte intero, latte scremato, se non sbaglio, e il burro lo dobbiamo mettere. Aspettate, qua questa telecamera. Ah, mi ero presa un po' stretta. Allora, andiamo a fare un giro. Andiamo a fare il giro e lasciarlo lì. Qua viene il burro di questo trigger qua. E qua è dove scarichiamo. No,
vediamo. Ah, ok, li sta scaricando in automatico. Bene, bene. Infatti, se andiamo a vedere, Mirk 0, perché Mirk 0? Allora, no, questo non l'ho capita. Aspetta, sentiamo un attimo. Irk 0, come se l'ho appena scaricato. Vediamo qua cosa ci dice. Scaricato, però qua mi dice ancora zero. Forse deve entrare in lavorazione. Qua mi sembra un po' strano comunque. Noi l'altro abbiamo scaricato, quindi adesso dobbiamo andare a prendere un altro scarrabile, un altro camion che accetta scarrabili, perché questo camion qua non accetta il scarrabile, il container frigo, che va d'accordo con il caricamento del latte intero, del burro e del latte scremato. Quindi dobbiamo prendere per forza un altro camion. Allora, vediamo che non arrivi nessuno. Un attimo, aspetta, arriva qualcuno con la vista però. Quindi ci fermiamo qua dalla concessionaria. Che cavolo è successo? Ah, sono attraverso un albero. Ho passato costretta per evitare quella macchina. Andiamo qua a sinistra. Facciamo anche il tic-tac della freccia, bello. Bene, andiamo qua a destra. E ci mettiamo qua così. Bene, allora, noi dobbiamo prendere prendere il man 8x8, lo prendiamo. Il peso verde è quello, direi di prenderlo rosso Scania, ma direi di prenderlo bianco o bianco, questo. Poi dobbiamo prendere il suo container frigo. Vedete che accetta anche cetrioli, pomodori. Allora, sono questi qua sono peperoni. Questo è latte intero, burro e formaggio. Formaggio può essere. Allora, colore base.
No, la franchigia si vuole prendere. Prendiamo questo grigio qua. E poi ci manca la bancarella sul mercato. Quindi questa. Questa. E andiamo a posizionare. Allora, sempre qua vicino al treno, qua così. Allora, andiamo a girarla. Così dietro sta il magazzino, come dire. Forse ne mettiamo anche due, dai. No, dai, intanto ne lasciamo una. Questo qua sarebbe il trigger, ma se abbiamo le bancarelle, lasciamo le bancarelle. Bene. Allora, direi che questo camion lo possiamo anche parcheggiare là vicino e facciamo cambio mezzi. Tutti i camion sono qua. Allora, chiudiamo e scendiamo, diamo un'occhiata all'esterno. Ah, ma non c'era cambiato il colore di questo. Avevo detto grigio, vabbè. Vedete, anche questo è un 8x8 invece che essere. Questo qua è tre assi di cui uno di carico, scarico, invece questo qua. No, beh. Anche giusto, questo è un 8x8 con la ruota del carro scarrabile. Non erano compatibili, strano. Il Clickstar e l'Iveco. No, è il Man, scusate. Sente il motore un po' più. Diamo un occhio anche all'interno. Vedete, questo è già. Sì, già un po' più bellino, dai. Il veicolo è un po' più spartano, mi sembra. Allora, andiamo su, ci vediamo lassù dalla fabbrica a vedere se ha macinato qualcosa. Quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Allora, ho fatto un altro scarico di latte, però qua mi sa che non funziona, perché qua burro non ce n'è. Tanto voi butta a zero, mi mette tutto quanto a zero, ma ho fatto praticamente quasi 10.000 litri di scarico latte, ma non mi dà niente, quindi vuol dire che non è compatibile. Anche a livello grafico non ti fa vedere niente. Purtroppo esperimento fallito e i soldi buttati via, però con questo possiamo andare. Allora, facciamo un po' di manovra. Andare a vedere là dalle bancarelle se serve ancora un po' di ocetriolio, pomodoro. Adesso andiamo là vicino alla strada e poi vediamo dalle bancarelle se c'è o non c'è la merce,
perché almeno facciamo un carico con questo, se manca qualcosa. Allora, qua sta sempre andare dritti, va. Metto la visuale esterna perché sennò mi imbatto sempre contro gli alberi. Allora, facciamo un salto veloce, tanto è qua vicino. Volevo fare tutte e tre le bancarelle oggi, però questo lasciamo qua un attimo, mettiamo le quattro frecce. Un po'. Vedete qua la bancarella del latte, però se non c'era merce. Ah, qua è tutto vuoto, allora possiamo andare a fare un carico di pomodori, dai. Ma li servono a fare le salse. Allora andiamo a prendere un carico di pomodori. Giusto per finire la puntata. Allora, siamo qua. L'avevo lasciato il trattore. Adesso andiamo lì. Per dare un'occhiata veloce alle bancarelle, però già che eravamo qua di strada, andiamo a fare un carico di pomodori. Un altro esperimento fallito è sta mappa ormai. Come vi ho già detto, però ancora una o due. Non so se fare la 60. 60 o 61 puntate sulle navi. Dai, vai. Sì, qua le strade, dicono anche che posso passare in curva, ma la vedo abbastanza tosta passare in curva. Lasciamo qua. Ah, che pilota! Ah, so che c'è la freccia, lasciamo dentro. Adesso possiamo anche mettere la telecamera interna, che tanto qua alberi non ce ne sono. Possiamo togliere anche l'F1 vedendo qua. La visuale è un po' anche a scatti, serve ora di cambiare anche la scheda grafica. Adesso vediamo magari un nuovo farming. Vediamo un pochettino. Adesso qua ci sono altre macchine, ho visto. Sembra veramente aver visto un furgoncino. Questo mezzo qua fa anche un po' fatica su sta ruota, essendo anche un 8x8, ma fa un po' fatica. Qua dentro non c'è niente, quindi dobbiamo andare lassù direttamente dalle serre. Beh, bisogna mettere 4x4, aspetta. Lasciamo da dentro. Così vediamo se funziona anche con le serre. In teoria li accetta, poi. Vediamo. Allora, il pomodoro dovrebbe essere foresta, mi sembra.
un po'. Facciamo anche questa prova. Ah sì, accetta, bene. Almeno questo, cribbio. E anche qua deve essere 10.000 per pieno. Invece il carretto è 14.000 e... Il carretto dovrebbe essere... Allora, questo è 10.000. E invece il carretto, quello che abbiamo noi, che questo... No, è zero, è zero. Ah, questo. Ah, 11.400. Però c'è da tutto. Tranne il latte. Il latticino, però, si vede che magari è una... È una versione... Sicuramente qualche mod farà conflitto, quindi... vabbè, dai, resistete ancora qualche puntata, che poi si va sulle mappe nuove e quelle devono per forza funzionare. Perché se non si è grave che non funzionino le mappe di default. Allora, intanto che leviamo la potrei anche... Guarda, che fatica. Dunque, allora, nelle prossime puntate cosa manca da fare? Più o meno vi dico cosa manca da fare, poi se ci arriviamo o meno spero di arrivare a far tutto. Allora, mancherebbe da coltivare questi campi qua, sia a destra che a sinistra di questo viale, e facilmente userò i fertilizzanti alternativi tipo fosforo, scusate, vado, che tipi di fertilizzanti c'erano, c'era il compost, il fosforo, il potassium. Usare il fosforo e il potassio. Poi manca da svuotare la trincea, la biogas. Poi di essenziale penso che non ci sia altro che la mappa ci può offrire, perché qua in farm c'è solo... cosa c'è che manca da fare? Niente, abbiamo fatto tutto. Diciamo che le note positive sono la segheria, molto bella sta mappa, originale, non c'è da nessun'altra parte, anche se ha i suoi difetti, ma diciamo che è una buona e bella novità, anche se non è del tutto funzionante a livello grafico, nel senso che dove accetta i tronchi è un po'... astratto il caricamento del legname, ma vabbè, dai, insomma, non è che si può pretendere che funzioni tutto al 100%, ma è una buona novità. Poi una cosa buona anche l'idrolavaggio, perché abbiamo un farm molto buono, bello semplice, un'idea semplice ma funzionale. Poi sicuramente la cosa bella di sta mappa sono i campi.
molto grandi. Allora, scarichiamo. Allora, vediamo un po' che c'è. Dai, così. Vediamo se siamo giusti. Eccolo qua, scarico. Caricato anche questo. Ah, adesso è caricato quello di là. Allora, sta un po' più su. Te viene scaricato quello più basso. Ah, beh, così è abbastanza anche comodo. Ci sta tutto quanto questo. Avanza 1000, vabbè. Porteremo in magazzino questi 1000 quanti. Bene, allora, diciamo che la puntata non è andata sicuramente come volevo io, ma vabbè, noi abbiamo provato, abbiamo sistemato quello che c'era da fare. Abbiamo provato a impastire questa panciarella, anche se almeno questi due qua sono funzionanti, sono pieni qua i pomodori. Bene, allora anche per questa 57esima puntata è tutto. Scusate, sono andato come previsto, ma non è colpa mia. Bene, allora ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.